Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta risottata, zucchine, Philadelphia e pancetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a dadini, pancetta a cubetti, pomodorini tagliati in quarti, pasta corta, scalogno, Philadelphia, latte, acqua, olio, dado bimbi, sale, pepe, parmigiano e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la pancetta. Le zucchine ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo i pomodorini, il latte. Ed azioniamo il bimby per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo adesso l'acqua. Il dado. Il sale, il pepe ed azioniamo il bimby per 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo adesso la pasta. Mescoliamo con la spatola. E facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 10 minuti. 100 gradi. Antiorario. Velocità soft. E 2 minuti prima del termine della cottura aggiungeremo la Philadelphia. A questo punto fermiamo il bimby. Aggiungiamo la Philadelphia. Amalgamiamo delicatamente con la spatola. E facciamo continuare la cottura a velocità soft. La pasta è cotta, andiamo a impiattare spolverizzando con parmigiano e prezzemolo tritato. Pasta risottata, zucchine, pancetta e Philadelphia. Grazie e alla prossima ricetta!